sì, che dobbiamo cercare di riprendere il cammino che abbiamo interrotto sabato scorso, consapevoli delle difficoltà di questa partita, che oltre a essere una partita di Serie B, quindi difficile, perché soprattutto difficile anche in Serie B, per il culo del derby, quindi sicuramente aumenta ancora quella che è la difficoltà di affrontare questa partita, no? Dobbiamo riprenderci, cercare di ricominciare a fare, a ottenere i risultati che abbiamo ottenuto prima di sabato scorso. Abbiamo avuto una settimana un po' così, con un po' di febbre, che ha ripreso, ma stimo invece è ancora felicitato, quindi vediamo domani se sarà disponibile o meno. Questo amareggio Gambino è una voglia, non è un momento di superare. Senti, vorrei analizzare il discorso complessivo delle due fasi. Voi avete una difesa veramente tra le migliori del campionato, nello stesso tempo l'attacco spinta un po'. Dal tuo punto di vista sono due facce della stessa medaglia, oppure c'è qualcosa che manca proprio nella grafia ideologica qui davanti? Il fatto di avere un'ottima difesa comporta il fatto che tutta la fase difensiva, tutta la squadra è in fase difensiva, quindi questo credo ci allontana un po' dalla zona importante, no? Perché poi alla fine si deve realizzare i nostri risultati, e devo ritornare il partito 1-0, quindi questi sintomi, sfruttare al massimo le occasioni che hai per poi non subire gol. È anche vero che l'aspetto su cui dobbiamo migliorare è quello della capacità di trovare il giocatore tra le linee e giocare contro qua, questa cosa che noi facciamo ancora un po' fatica, ma facciamo fatica perché noi abbiamo visto sugli esterni giocatori che arrivano sempre, noi sull'esterno la cosa arriviamo molto spesso con abbastanza facilità e quindi prediligiamo per caratteristiche dei giocatori questo tipo di attacco, invece dobbiamo diventare bravi anche nel trovare situazioni di imbucata tra le linee, di palla addosso sulle punte, alle punte che hanno caratteristiche per poter far male anche in quelle situazioni. No, quello sull'aspetto ambientale è ottimo, perché ovviamente è ottimo, quindi il tessuto della squadra è molto fertile per chiunque. Per quanto riguarda l'aspetto tattico, sicuramente erano abituati a giocare in un modo diverso, ma non penso a Mora, perché giocando con 3-5-2, poi metto una mezzala con 3-5-2 diverso rispetto a un movimento di 4-3-1-2, poi i movimenti di chiedere rispetto a quelli di era semplice, quindi sono questo intendo. Palladino spesso lo ripete, ha giocato esterno per poi accentrarsi. La mia richiesta è diversa, nel senso ed è una partenza di centrale per poi andare a fare un controllo esterno, che è un po' la sua caratteristica.